L'incontro con il commissario prefettizio, dottor Santi Giuffrè, il Movimento 5 Stelle ha consegnato praticamente una sorta di memorandum in cui sono evidenziate tutte le criticità e gli esposti alla Corte dei Conti e non so. Sì, noi a conclusione del nostro mandato, che non ci vede più portavoce del Movimento 5 Stelle, in ossequio a quelle che sono le nostre regole, abbiamo però ritenuto opportuno consegnare quello che è stato il frutto del nostro lavoro in seno al Consiglio Comunale al commissario, per sottolineare una serie di criticità che sono presenti all'interno dell'ente, così come rilevato anche dalla Corte dei Conti. Abbiamo fatto alcune richieste rispetto a delle situazioni, come per esempio quella della nomina di un delegato in seno alla nuova autorità di sistema, quindi chiediamo che sia fatto immediatamente un bando. Abbiamo sottolineato che la cessione dell'area Expol di fatto è illegittima, in quanto non vi è stata nessuna delibera di consiglio che appunto desse questo mandato alla sindaca, e in generale abbiamo affrontato una serie di questioni, tra cui quella dei rifiuti e delle partecipate. Sui rifiuti è chiaro che il commissario sta cercando, in attesa di quanto dirà poi il TAR sulla Fanzarano, di portare avanti uno stimolo riguardo all'ecologica pugliese, e in attesa della sentenza capire qual è lo strumento migliore poi per trovare un affidamento migliore rispetto alla raccolta dei rifiuti. Avete parlato di un consiglio fallimentare, qual è il vostro bilancio personale? Il nostro bilancio personale è positivo, nel senso che abbiamo prodotto tantissimi atti in questa amministrazione, anche con delle denunce, perché sono stati fatti una serie di errori, leggerezze e atti illegittimi che meritavano l'attenzione e della Procura della Repubblica e dei Corti dei Conti. È diciamo, invece triste il bilancio nel momento in cui ci rendiamo conto che per 11 mesi questa città è rimasta ferma al palo, ostaggio di logiche veramente becere della vecchia politica di spartizione della poltrona. Di quello che è stato il nostro mandato all'interno del Comune di Brindisi, avendo cessato quindi qualsiasi funzione come in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, però abbiamo ritenuto opportuno incontrare il commissario per consegnargli un memorandum e fornirgli alcuni spunti di riflessione rispetto a quanto fatto all'interno del Comune. Nello specifico gli abbiamo consegnato una serie di punti, tra cui gli esposti che abbiamo prodotto in questi mesi, uno alla Corte dei Conti inerente a quanto il Comune non ha fatto rispetto a due precedenti deliberazioni della Corte dei Conti sulla gestione dell'ente e della partecipata. Abbiamo ritenuto importante sottolinearlo al commissario, perché se dovrà comunque iniziare a mettere mano a quello che è la gestione dell'ente al suo interno dopo la paralisi dell'amministrazione Carluccio, era importante che conoscesse anche i rilievi posti dalla Corte dei Conti. Dopodiché gli abbiamo portato a sua conoscenza un esposto che abbiamo fatto alla Procura della Repubblica per quanto riguarda la nomina del responsabile d'ufficio dell'ambito VR1, e nello specifico gli abbiamo posto alla sua attenzione una relazione dell'ex segretario generale da Giacovazzo, che fatalmente a settembre circa comunicava al dottor Zinzi, al sindaco Carluccio, al sindaco di San Vito dei Normanni la palese irregolarità degli atti prodotti nei confronti appunto che hanno portato poi alla nomina dell'attuale dirigente. In generale ovviamente i dirigenti, anche questo dell'ambito, verranno comunque, sono stati azzerati e verrà azzerato anche questo, però ci è sembrato giusto renderlo edotto su tutta una serie di procedimenti, anche per conoscere come sono stati portati avanti e da chi. Abbiamo inoltre sollevato l'opportunità al commissario di procedere immediatamente a un bando di evidenza pubblica per la nomina del componente all'interno della nuova autorità portuale, di sistema, attualmente ricoperto dal dottor Zizia. A nostro avviso va azzerata quella carica, visto che comunque la nuova governance dell'autorità portuale ancora non è operativa, per cui sarebbe opportuno partire almeno una volta col piede giusto e non fare un passaggio di consegna poi come avviene troppo spesso. Un'altra criticità che noi abbiamo sollevato e che ha visto il commissario Concordia e anche il dottore Roma, che poi ci ha raggiunto in questa riunione, riguarda la famosa rinuncia del sindaco dell'area Expol. Penso che tutti ricordiate uno dei primi atti di questa amministrazione, che di fatto è illegittimo. È illegittimo perché è stato un atto di imperio, di cui poi si capisce anche la scarsa conoscenza della materia amministrativa da parte di chi ha amministrato il comune in maniera indecorosa, perché quest'atto con cui la sindaca aveva rinunciato a un'area importantissima per la città di Brindisi necessitava di un passaggio in consiglio comunale e quindi di una delibera di consiglio. Per cui posso dirvi tranquillamente che quella cessione è illegittima, per cui ovviamente seguiremo la vicenda, perché eventualmente il
interesseremo con gli organi competenti, perché di fatto quell'area al momento non può essere considerata ceduta da parte del comune perché manca una delibera di consiglio. Ancora abbiamo chiesto al commissario di approfondire alcune questioni che sono rimaste risolte in merito delle nostre interrogazioni, perché è finita la consigliatura, e nello specifico vorremmo capire, perché anche lì poi andremo avanti, come mai non è stata chiesto il pagamento della TOSAP per alcuni eventi avvenuti nel parco del Cillarese. Su questo noi abbiamo una relazione dei servizi finanziari che confermano il fatto che il pagamento deve avvenire anche per i parchi, perché riguardano anche i parchi sono del comune di Brindisi, e invece stranamente non è stato prodotto nessun atto in tal senso, come è strano che per un'attività, un evento del 17 aprile la richiesta è arrivata al comune il 20 e l'autorizzazione è stata concessa il 27. Un'altra cosa che abbiamo chiesto al commissario di chiarire è l'affidamento che è stato fatto per il ripristino del basolato, dei corsi, con un affidamento credo di 104.000 euro a ditta esterna, per capire qual è stata la procedura che ha portato a questo affidamento, come è stata scelta la ditta e perché non è stata utilizzata da molti servizi per portare avanti questi lavori, se è vero come è vero che necessita di affidamenti come l'area sostanzialmente. E questo è grosso modo quelli che sono stati quello che abbiamo portato all'attenzione del sindaco, del commissario, e abbiamo anche fatto presente la questione della fontana Tancredi. A nostro avviso la fontana Tancredi, cioè siamo noi, appoggiamo la posizione della provincia in quanto riteniamo che la cessione del titolo fosse illegittimo, continuiamo a credere che il comune debba ritirare in autotutela e non costituirsi in adiuvandum contro la provincia. Fatto strano è che ieri comunque il comune non si è presentato all'udienza, quindi non sappiamo se si è costituito o meno, anche su questo poi il commissario andrà ad approfondire un pochettino di questione. Dopodiché abbiamo ragionato, tra virgolette, in maniera rapida sulla questione sia dei rifiuti che della partecipata. Sui rifiuti ovviamente noi, il commissario ci ha detto che non si esprimerà in merito alla questione di A2A, perché ovviamente è una questione meramente politica ed è giusto che sia così, che la sua azione comunque non è di programmazione a lungo termine ma di risoluzione dell'emergenza attuale. Noi abbiamo ribadito comunque secondo noi la necessità di portare un percorso che crei una partecipata nel comune di Brindisi. Da parte del comune, attualmente gestito dal commissario, sono in attesa ovviamente di capire quale sarà la pronuncia su Fazzarano, e dopodiché attualmente continuerà a stimolare il lavoro ecologico pugliese per poi capire meglio come muoversi come amministrazione, e su quello noi abbiamo dato disponibilità nel momento in cui ci sarà una situazione più chiara dal punto di vista anche del TAR, di dare il nostro apporto. Come vi è sembrato il commissario? È una persona sicuramente preparata, conosce molto bene le norme che regolano un ente locale, per cui crediamo che sia la persona giusta al posto giusto. Dopodiché è chiaro che lo aspettiamo alla prova dei fatti, nel senso che lo abbiamo visto comunque sul pezzo, come si dice in gergo, nel senso conosce benissimo la problematica della città e ci sta lavorando in maniera seria e sicuramente competente. E quando lo ha fatto in maniera veramente ridicola, perché anche il commissario ha espresso forti dubbi sul tentativo di chiedere all'IPRES di fare qualcosa che non è titolato a fare sostanzialmente, per cui fermo restando che anche le partecipate vedranno decadere gli amministratori nominati dalla politica, si procederà sicuramente al tentativo di salvare l'intenzione. Sarà un dirigente del comune? No, non credo che sarà un dirigente, anche perché a quanto mi risulta dal punto di vista normativo esattamente incompatibile, si cercherà una figura sicuramente in grado, quello che doveva fare, avrebbe dovuto fare la precedente amministrazione, ossia cercare una figura competente che possa, nelle more dell'approvazione di un piano del 2015, del bilancio del 2016, trovare la quadra per trovare un piano industriale di difficile sicuramente attuazione, visto e considerando anche che grazie tra virgolette all'immobilismo della precedente amministrazione noi il 30 giugno ci troveremo, se non ci saranno delle proroghe, una scadenza definitiva che potrebbe mettere seriamente in difficoltà la vita forse della partecipata, e questo la colpa, lasciatemelo dire, è di chi ha tirato a campare senza prendere una decisione vera, perché voglio dire, quello che è stato deliberato in consiglio, come lo dicevamo a chiare lettere all'epoca, era un non decidere, si sapeva benissimo che l'IPRES non avrebbe accettato l'incarico. Vi incontrerete nuovamente? Noi abbiamo dato la disponibilità.
comunità, come gruppo, gli attivisti, eccetera, eccetera, perché ovviamente, come voi sapete, il Movimento 5 Stelle, il ruolo di portavoce ha senso nel momento in cui c'è un ruolo all'interno delle istituzioni, quindi noi non siamo più portavoce del Movimento 5 Stelle, però diciamo, all'adere di un procedimento che si è concluso 10 giorni fa, ci sembrava giusto comunque parlare col commissario e portargli queste serie di problematiche che rimangono a caldo sul tavolo, e quindi dare anche il nostro punto di vista, che è quello che abbiamo portato avanti come portavoce. Sull'università si è ancora espresso, anche perché oggettivamente, fermo restando, abbiamo sottolineato quanto sia importante confermare, diciamo, la presenza dell'impegno del Comune di Brindisi all'interno dell'università per il rilancio di questo settore. È chiaro che al momento, appena insediato, ha sul tavolo delle problematiche, certo, delle contingenti che meritano un'attenzione, però diciamo, è su tutte le questioni della città. È chiaro, ribadito, che la sua non sarà una programmazione a lungo termine, ma di risoluzione. Fatto sta che la multiservizi la dovrà risolvere entro questo mese? Esatto, in poco tempo, anche perché le scadenze sono queste. Questo è in merito all'incontro. Se avete delle domande sull'incontro, altrimenti poi noi facciamo, diciamo, una chiusura su quello che è stato, anche un commento su quella che è stata la fine di questa consigliatura, perché in molti si sono espressi anche troppo, probabilmente, soprattutto nell'ex maggioranza, cercando di trovare degli alibi che solo loro sono riusciti a trovare, anche con il commento dell'ex politico Massimo Ferraresi, che diciamo, cercava fantasmi e ricattatori ovunque quando poi erano all'interno della sua maggioranza. Io immagino che lui si riferisse a questo, perché di fatto il ricatto costante è avvenuto nelle sale della maggioranza, nelle riunioni di maggioranza, quando perentoriamente venivano chiesti assessorati, poltrone, partecipate, pesi, deleghe. Cioè, questa è la logica, questa è stata la discussione altissima politica che ha fornito l'amministrazione Corruccio alla città di Brindisi. Litigi, quattro giunte, questo è l'inconsistenza totale. Quindi noi ci siamo posti all'inizio di questa consigliatura in maniera seria, anche perché rappresentavamo una grande fetta di elettorato della città, siamo stati la prima forza politica in città, e con forse questo, 10.000, no? Quasi 10.000 voti. E abbiamo ritenuto di, per rispetto anche nei confronti dell'istituzione, che spesso è stata troppo disfrattata, quella del consigliere comunale, compiere un lavoro serio di studio e di approfondimento rispetto a quanto prodotto, anche se poco e male, abbiamo visto dalla precedente. Stefano, avete già iniziato un dibattito interno comunque del movimento in vista delle prossime elezioni? No, diciamo che noi, sperando che non diventi una cantilena per i prossimi mesi, lo dico a voi, ci mettiamo già tutti d'accordo, cioè noi abbiamo un metodo, piaccia o non piaccia, abbiamo delle regole, piacciono o non piacciono, ma sono quelle, noi le seguiamo. Al momento siamo cittadini che si occupano della cosa pubblica come dovrebbero fare un po' tutti, dopodiché si individuerà eventualmente un percorso che diventa naturale nel momento in cui tu lavori sul territorio, e se ci saranno i presupposti si creerà una lista. Ma non facciamo, noi non portiamo avanti il ragionamento della vecchia politica di iniziare a costruire un progetto incardinato sui portatori di voti. Noi lavoriamo e poi fisiologicamente dal lavoro nascono le idee e i progetti da portare eventualmente in comune. È un percorso differente, capisco che è complesso perché va fuori dai canoni classici, però noi, diciamo, la politica la intendiamo così: prima spirito di servizio, dopodiché se ci sono i presupposti, ci saranno gli interpreti. Sì, sicuramente ci sarà una lista del Movimento 5 Stelle, ma non ci sono candidati, c'è una squadra che esprime un lavoro fatto precedentemente sul territorio. Non so se è investita magari dalle mille critiche, ha sempre detto che per lei magari la critica era perché fosse, cioè, era donna, e quindi magari vedeva tutte le critiche in modo sessista. Io queste critiche, cioè questo sessismo nelle critiche, non lo vedevo. Più che altro, anzi, chiedo anche alla sindaca che, se magari ha visto o comunque crede che ci sia del sessismo nelle critiche avute, dovrebbe anche fare i nomi, perché comunque è giusto che sia così. Ma credo che il fallimento comunque di tutta questa cosa sia non il fatto che lei sia una donna, perché io da donna, ripeto, so anche sicuramente che il ruolo che ha comunque avuto è un ruolo importante di responsabilità, tutto quanto, ma il fallimento Carluccio sicuramente non è perché... Quindi ci possiamo aspettare un altro candidato sindaco? Ma non credo ci sia differenza tra uomo e donna, ecco, il problema è che la critica è perché... Confermiamo. Sì, sicuramente, cioè, nel senso
volevo solo dire questo, che il fallimento sicuramente non è perché è una donna, ma... E a proposito delle parole che diceva al parole, dalle parole di Ferrarese si intuisce che la spina l'abbiano staccata loro, come un volo. Assolutamente. Cioè questo... di fatto hanno abbandonato la nave dopo che è calata a picco, direi anche, cioè nel senso, voglio dire, è chiaro, che ci giriamo intorno, conosciamo tutte le logiche che portano alla creazione delle cordate elettorali, no? Cioè queste liste sia da una parte che dall'altra, cioè perché chi è andato al ballottaggio fondamentalmente era equamente diviso rispetto al vecchio consiglio comunale, e la logica è stata sempre quella di quanti voti mi porti e ti piazzo. Cioè ricordiamo che il candidato del PD che ha diciamo, mantenuto in vita questa coalizione, poi quando si parla di ricatti e di sciacallaggio, vorrei ricordare che la campagna acquisti l'ha fatta la sindaca, non l'abbiamo fatta certo noi, perché lei che ha perso pezzi strada facendo, quindi si prendesse le sue responsabilità, ha preso 15 voti sulla votazione del programma, delle linee programmatiche, cioè penso che sia un unicum nella storia, quindi si prendessero le loro responsabilità sono queste: se si decide di presentarsi a concorrere per guidare una città, si abbia la decenza di cercare di fornire un programma serio e che sia valido, perché poi se no dobbiamo assistere a questi teatrini molto tristi. Per quanto riguarda Ferrarese, bontà sua, ha deciso di continuare a definirsi il nuovo della politica, sono 10 anni che lo vedo tra vari ruoli, mi piacerebbe chiedergli come fa, com'è compatibile e coerente la sua dichiarazione, mantenendo poi invece in maniera molto salda e convinta un ruolo, quello se non limite di fatto un ruolo politico, per cui io credo che probabilmente si debba prendere una pausa di riflessione e magari lasciare anche quel ruolo se è coerente, dopodiché altrimenti anche lui si dovrà farsi capace che sono dichiarazioni alla Renzi, diciamo così. Va? Sì, sul discorso che l'opinione pubblica vorrebbe che nessun candidato, nessun consigliere comunale 32 esempi si candidasse alle prossime elezioni, che ne pensate? Io questa è un'opinione popolare, diciamo, un'opinione popolare. Diciamo che si fa poi di tutto un altro fascio. Io credo che al netto di una consigliatura fallimentare c'è chi io e Elena siamo con la coscienza a posto, abbiamo fatto il nostro lavoro con coscienza e nei limiti di quelli che sono che è il ruolo dell'opposizione, esatto, per un senso di responsabilità, come dice qualcuno. Dopodiché, dei 32 c'è sicuramente una larga fetta di consiglieri che non dovrebbe, secondo me, più candidarsi, anche per sopraggiunto limite di mandato, perché c'è gente che è da 20 anni che sta in questo consiglio. Ci sono invece dei consiglieri, secondo me, che hanno lavorato bene, però quello non spetta a me a dirlo. Sicuramente è stata fallimentare questa consigliatura. Non ci sto a dire che l'opposizione, perché leggo molti commenti quando si parla di opposizione in maniera generica, lo trovo poco troppo superficiale come commento, perché l'opposizione non era un'opposizione, erano varie opposizioni, e questo lo si è dimostrato dal fatto che noi non abbiamo votato, per esempio, vice presidente del Consiglio Flores, perché era chiaro che non poteva garantire le nostre un'opposizione in seno all'ufficio di presidenza, e non abbiamo lavorato in sinergia con le altre opposizioni, abbiamo fatto il nostro lavoro. È chiaro che nel momento in cui si deve mandare a casa un'amministrazione e bisogna mettere delle firme, bisogna mettere tutti insieme, allora anche nell'analisi secondo me è necessario essere meno superficiali e fare distinguo rispetto a chi ha lavorato e come ha lavorato. Del resto ci sono gli atti di quello che è stato prodotto, poi ognuno deve fare giustamente la cittadinanza deve fare le sue valutazioni.